Buonasera a tutti, carissimi amici di Cristiani Today. Benvenuti a questa nuova puntata dedicata al matrimonio e alla famiglia. Questa sera inizieremo una nuova sezione, se possiamo dire così, di tre puntate che riguarda appunto la famiglia, e ci soffermeremo su tre parole. Una, santa, cattolica, tre parole che poi fra l'altro troviamo anche nella preghiera del credo. E questa sera parleremo della famiglia come una, e lo faremo insieme a Don Giuseppe Fiorentini. Benvenuto. Grazie, buonasera, bentrovati a tutti. Ecco, la scorsa volta abbiamo concluso la sezione sulla presenza della famiglia nel mondo, quindi questa sera inizieremo questa nuova sezione invece. Abbiamo detto che è una piccola chiesa che esiste nel mondo per la comunione e per l'annuncio. La chiesa domestica condivide anche altre caratteristiche della chiesa universale? Guarda, sì, la chiesa è nel mondo opera, ma soprattutto vive ed esiste per la comunione, per la missione e per l'annuncio. La Chiesa che vive a casa, abbiamo visto nell'ultima sezione, ha queste stesse caratteristiche. Vive soprattutto per la comunione, cioè la vocazione. Quando vive insieme nella sua comunione, essere chiamati da Cristo, la famiglia diventa una famiglia missionaria, cioè porta un annuncio, porta una testimonianza, una testimonianza di una vita cambiata dall'amore, cambiata dall'incontro con Gesù, e questa testimonianza diventa un annuncio, diventa una buona notizia, diventa un Vangelo. Ora iniziamo questo nuovo capitolo che vuole concentrarsi un pochino di più invece sulle caratteristiche proprie della famiglia, che condivide appunto le stesse caratteristiche della Chiesa. Non tanto che cosa fa o come vive, ma che cosa dice di se stessa la Chiesa. Ecco questo. Tu hai detto tre parole, mi permetto di dirti, ne aggiungiamo una quarta. La Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Valgono queste cose anche per la famiglia? Lo vedremo. Io ti posso dire ovviamente di sì, perché la famiglia è la Chiesa, non è soltanto una chiesa, una piccola chiesa, ma la famiglia è la Chiesa. Ogni famiglia fa vivere in sé la Chiesa, o come direbbe il Concilio Vaticano II nel suo decreto sulla Chiesa, nella sua Costituzione dogmatica sulla Chiesa, la Lumen Gentium, al capitolo 8, quando dice l'unica Chiesa di Cristo, dice Lumen Gentium, il Concilio Vaticano II, l'unica Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica, che non vuol dire che chi non è cattolico, chi non è in comunione con il Papa, non è Chiesa, poi lo vedremo in particolare oggi, ma vuol dire che le caratteristiche del cuore della Chiesa si trovano in tutti i credenti in Cristo e le vediamo bene nella Chiesa cattolica. Ecco, l'ho detta in modo un po' divulgativo, concedimi di usare. Hai fatto bene a specificare la quarta parola importante, apostolica. Ecco, hai fatto bene, perché effettivamente è una, santa, cattolica, apostolica. E apostolica, certo, e ne parleremo. Però vedi, il Vaticano II dice la Chiesa di Cristo non è solo la Chiesa cattolica, ma la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica. Cioè, guardiamo la Chiesa cattolica, quella in comunione con Roma, e vediamo le caratteristiche, le possiamo vedere bene, ecco, non perché non ci siano nelle altre chiese che non sono in comunione con Roma, ma perché in quella chiesa lì si riescono a vedere bene. Questo dice il Vaticano II. L'ho ridetta, ti ripeto, in maniera un po' più divulgativa, per evitare di cadere poi in tecnicismi che magari diventano difficili da comprendere. Ora, la Chiesa, queste caratteristiche, essere una, santa, cattolica e apostolica, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, queste caratteristiche non se le dà da sola. Non è che noi decidiamo di essere tutti insieme, tutti uniti, di essere santi, di essere universali, cattolico vuol dire universale, di essere universali per tutto il mondo e di fondarci sulla testimonianza degli apostoli. Non è una cosa nostra,
sono caratteristiche che ci ha dato Gesù stesso, sono dei tratti, delle note o delle proprio delle caratteristiche, degli attributi, si può dire, della Chiesa, che appartengono all'essenza stessa della Chiesa così come l'ha voluta Gesù. Possiamo dire la stessa cosa della famiglia? Non solo possiamo, dobbiamo. Dicevo, l'unica Chiesa di Cristo, Vaticano II, sussiste nella Chiesa Cattolica. Io posso anche aggiungere, so che è un azzardo, ma non credo che sia sbagliato dirlo, possiamo rifletterci. L'unica Chiesa di Cristo sussiste nell'amore del marito e della moglie. Con questo non escludo il fatto che l'unica Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa gerarchica del Papa, dei Vescovi, dei Sacerdoti e di tutte le comunità cristiane in comunione con il Papa e tra di loro, ovvio. Anzi, lo conferma e lo sottolinea ancora di più, perché ogni singola famiglia deve essere in comunione con il Papa e con tutte le altre famiglie del mondo, se no non è una famiglia cristiana e cattolica, d'accordo? Certo. Però proprio perché è in comunione in ogni famiglia, cioè in ogni marito e moglie che si amano dell'amore di Cristo che Cristo ha per la sua Chiesa, in ogni famiglia che vive l'amore di Gesù, nell'amore umano, umanissimo e nello stesso tempo sacramentale, perciò divino degli sposi, sussiste l'unica Chiesa di Cristo, una santa, cattolica e apostolica. Pertanto rispondo, riassumo la risposta alla tua domanda, mi chiedevi le caratteristiche della Chiesa domestica. Sono le stesse della Chiesa universale? Sì. Sì, decisamente sì, e in particolare queste quattro note, come vedremo oggi nelle prossime puntate, sono quattro note non solo della Chiesa universale, ma sono le quattro note anche della famiglia, soprattutto della famiglia. Ecco, appunto, tra queste quattro note, la prima è quella dell'unità. E ti chiedo perché, cosa implica la Chiesa, cioè una? Guarda, per risponderti parto dai testi magisteriali. C'è un testo bellissimo che ho già citato prima, il Catechismo della Chiesa Cattolica, che è un testo che risale agli anni 90 e che è stato più volte riedito e riconfermato come diciamo un riassunto della nostra fede, al numero 815, dove proprio parla di questi argomenti. Il Catechismo dice, leggo: quali sono i vincoli dell'unità? Al di sopra di tutto la carità, che è il vincolo della perfezione, cita San Paolo la lettera ai Colossesi al capitolo 3. Ma l'unità della Chiesa nel tempo è assicurata anche da legami visibili di comunione. Quindi prima dice, prima di tutto la Chiesa è una perché c'è la carità, che è vincolo di perfezione. Senza la carità non si può dire che c'è unità. Cioè, trasformiamo in termini anche un pochino più quotidiani. Non si può dire che stiamo insieme e siamo una sola Chiesa perché abbiamo una finalità comune, o perché facciamo le cose insieme, o perché tutti quanti fanno quello che dice il capo, fa il Papa. No, non siamo una come Chiesa, una sola, perché siamo tutti uniti con la stessa finalità, con gli stessi obiettivi o con lo stesso capo. Questa non è la nostra unità. La nostra unità è fondata sulla carità, cioè sull'amore che Gesù ha avuto per ciascuno di noi. Ti ricordi che quando dicevo nel capitolo precedente che cosa ci facciamo insieme, cioè qual è la presenza della Chiesa nel mondo, dicevo anzitutto la vocazione. La Chiesa è fondata sulla comunione, che è la vocazione. Siamo chiamati da Gesù. Senza questo non si può dire che stiamo insieme per un obiettivo comune. Prima o poi ci si sfalda, non solo ci si separa, come purtroppo ci è successo nei secoli alla Chiesa Cattolica, alla Chiesa Universale. Non solo ci si separa, ma addirittura ci si sfalda, non ha più senso stare insieme. Allora, la carità nel tempo diventa una visibilità, cioè si vede questa carità in tre livelli, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. La professione di una sola fede ricevuta dagli apostoli. Anzitutto abbiamo tutti quanti la condivisione della sola fede. Diciamolo in un altro modo, abbiamo tutti incontrato l'unico Gesù. E siccome l'unico Gesù non è il Gesù che mi dà tante belle emozioni,
a me e a te ne ha da altrettante belle differenti, perché questo è vero, ma non è quello Gesù. Gesù è colui che abbiamo conosciuto, il figlio di Dio, fatto uomo, ha preso la carne nel grembo di Maria, è nato nella storia, è vissuto in un periodo storico molto preciso ed è stato conosciuto e testimoniato dagli apostoli e da tutti quelli che lo hanno incontrato nella storia, prima della resurrezione e dopo la resurrezione. Questo è l'oggettività di Gesù. Non possiamo dire che tutti crediamo in Gesù, ma Gesù è un'idea o è un ideale o è un'emozione. No, è storico, è precisamente un evento che abbiamo tutti incontrato grazie a quelle persone che ce lo hanno testimoniato, gli apostoli. Quindi siamo uniti perché abbiamo tutti incontrato Gesù grazie alla testimonianza degli apostoli. Poi, seconda caratteristica, abbiamo in comune la celebrazione del culto divino, soprattutto dei sacramenti, cioè siamo tutti uniti perché abbiamo non solo incontrato e ci hanno raccontato l'unico Gesù, ma questo Gesù lo celebriamo nei sacramenti. E poi la successione apostolica mediante il sacramento dell'ordine, dice, che custodisce la concordia fraterna della famiglia di Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire che quelli che hanno incontrato Gesù, gli apostoli, lo hanno trasmesso ad altri che ne hanno non solo parlato in modo fedele, ma lo hanno reso presente come lo rendevano presente gli apostoli, e hanno dato a questi, cioè i sacerdoti e i vescovi, hanno dato il compito. Qualcuno una volta diceva il potere, ma non è potere nel senso di dominio sugli altri, ma potere come funzione, come opera, come servizio, il compito di rendere presente Gesù in persona nella celebrazione dei sacramenti e nella testimonianza della parola. Allora, alla tua domanda rispondo dicendo così: le quattro note, soprattutto la nota dell'unità, implica che ha lo stesso riferimento all'unico Cristo. Lo dice San Paolo in tutte le sue lettere. Ne prendo una per dare un esempio, ma si può trovare in qualunque lettera. La prima lettera ai Corinzi comincia proprio al capitolo 1, dopo l'introduzione, dice: «Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra di voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato che ci sono un po' di partiti». Adesso riassumo quello che dice Paolo. E Paolo dice: pensarla diversamente non è un problema, ma dividersi perché la pensiamo diversamente, sì. Possiamo pensarla diversamente, certo, ma essere in contrasto gli uni con gli altri e considerarci nemici tra di noi perché noi non abbiamo tutti la stessa visione, questo è sbagliato. Allora, quando ci sono delle differenze, delle divisioni nel modo di pensare, di vedere la realtà, non dobbiamo pensarla tutti allo stesso modo, ma dobbiamo tutti quanti tornare ai fondamenti dell'unità. Poi, se sono chiari quelli, discutiamo delle nostre differenze, ma prima salviamo l'unità. L'unità è salvata dalla professione dell'unica fede, dalla celebrazione del culto divino, soprattutto dei sacramenti, e dalla certezza che il Signore è reso presente dagli apostoli e dai successori degli apostoli. Ecco, Don Giuseppe, dobbiamo però dire che a tutti piacerebbe che la famiglia è una, come la Chiesa, però dobbiamo anche guardare in faccia la realtà. Nella nostra società vediamo che la famiglia invece è profondamente in crisi, ed è non spesso, io direi che purtroppo è sotto attacco. Ma non ho parlato apposta della famiglia, tu lo fai e mi riconduci alla famiglia e fai bene, ma la crisi dell'unità della famiglia, l'attacco all'unità della famiglia è lo stesso attacco all'unità della Chiesa. Anche la unità della Chiesa è sotto attacco, e qui si vede di nuovo una coincidenza tra la famiglia e la Chiesa, una convergenza.
Saluta Maria che sta partecipando alla nostra diretta. Una convergenza tra la famiglia e la Chiesa. Quanti attacchi, quante ferite all'unità abbiamo subito nella storia della Chiesa. Anche la famiglia è una... Guarda, la famiglia può aiutare la Chiesa a essere ancora di più una. È secondo me un valore aggiunto della famiglia come Chiesa, che dobbiamo poter portare nel mondo e poter donare come riflessione, anche la riflessione credente sull'unità della Chiesa. Perché? Perché tra marito e moglie non solo è normale, ma è anche segno di sanità mentale e sanità emotiva che non abbiate sempre le stesse idee, giusto? Sì, è vero. Beh, che ogni tanto ci sia qualche differenza. Ci si scontra. Ci si scontra anche a volte come esito, ma diciamo che si parte dalle differenze. Devono esserci le differenze, se no non ci sarebbe la famiglia. Se non c'è un uomo e una donna, non c'è la famiglia. Molto semplice. Ci possono essere tante altre forme d'affetto bellissime, stupende, meravigliose, ma non c'è il matrimonio, non c'è la famiglia. La famiglia esiste nell'amore nella differenza, dell'unità costruita nella differenza. È proprio radicale per la famiglia. Quindi non soltanto è utile che ci siano le differenze nella famiglia, ma è essenziale. Questo nella storia della Chiesa ce lo siamo a volte un po' dimenticati, che è essenziale che ci siano delle differenze. Come nella famiglia c'è la differenza tra maschio e femmina, tra uomo e donna, e tra una famiglia di origine e un'altra famiglia di origine, tra un modo di pensare e un altro modo di pensare. E poi piano piano, quando arrivano ad abitare anche i figli nella famiglia, c'è la differenza di età e quindi la differenza di visione del mondo nella famiglia. Lo stesso vale nella Chiesa. Nella Chiesa è essenziale che ci siano delle differenze, altrimenti non saremmo Chiesa fondata sulla carità, sull'amore di Gesù per noi, altrimenti saremmo semplicemente dei soldatini che portano avanti un'ideologia. Ecco, nelle società ideologiche, dove c'è un'idea e c'è un capo, è essenziale che tutti la pensino nello stesso modo. Quando Paolo ci dice invece essere unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire, non sta dicendo che tutti dobbiamo sempre dire e pensare la stessa cosa. Certo. Ma sta dicendo deve esserci convergenza tra voi. Pensate, dite cose differenti, ma siete amati dall'unico Cristo e perciò amate l'unico Cristo e perciò nella vostra differenza, nelle vostre visioni differenti, cercate lo stesso amore, la stessa carità che vi ha unito. La famiglia, questo, lo vive giorno per giorno. Tu dicevi prima, addirittura ci si scontra. Sì, certo, ma benedetti scontri. Esatto, ma benedetti scontri. Quando questi scontri vi portano a conoscervi sempre di più l'uno con l'altra, ad apprezzarvi sempre di più, ma non apprezzarvi solo nei vostri lati positivi e nei vostri punti di forza, ma anche apprezzarvi conoscendo l'uno le debolezze dell'altro, dell'altra, e amando la persona dell'altro con i suoi punti di forza e le sue debolezze. La famiglia, l'amore umano, il marito e la moglie, siete, non è o non sono, ma siete una testimonianza vera, viva, concreta, quotidiana di comunione e perciò di unità. La Chiesa è una e soffre nel suo corpo la divisione non solo delle membra che a volte vogliono andare l'una per conto, ciascuna per conto proprio, ma anche la divisione perché le ideologie nella storia della Chiesa sono diventate purtroppo più importanti dell'unità dell'unico corpo di Cristo, della conoscenza. Hai proprio ragione su questo. Ma quando le ideologie entrano nel rapporto tra marito e moglie, cosa succede? Che non state più insieme neanche 5 minuti. Giusto? È vero, sì. Quando invece le idee diverse, non le ideologie, le idee diverse hanno tutte come fondamento il presupposto che però vi dovete dire, vi dovete ripetere, che voi vi amate, che voi vi stimate, che voi cercate non solo il meglio per l'altro, ma cercate Cristo,
Cercate l'unico Gesù, non cercate di fare la cosa giusta o di fare le cose migliori o di fare del bene all'altro o del bene ai figli, ma cercate Gesù. Quando c'è questo presupposto, allora la vostra unità è radicata e fondata e ogni differenza non fa altro che accrescere, che arricchire, che migliorare il vostro rapporto d'amore, la vostra relazione. Perciò sì, la Chiesa è aiutata dalla famiglia. Se la famiglia è sottoposta all'attacco proprio nell'unità, vince gli attacchi all'unità con gli stessi strumenti con cui la Chiesa vince gli attacchi all'unità. Dice sempre il Catechismo della Chiesa Cattolica, siamo al numero 821. Per rispondere alle ferite dell'unità sono necessari un rinnovamento permanente della Chiesa in una accresciuta fedeltà alla sua vocazione, cioè ricordarci chi siamo e cosa ci facciamo insieme. La conversione del cuore per condurre una vita più conforme al Vangelo, e cioè unirsi ancora di più a Gesù. La preghiera in comune, quanto è importante che il marito e la moglie, anche quando litigano, imparino comunque a pregare insieme, giusto? Sì, certo. Infatti la conversione del cuore, la santità della vita insieme con la preghiera per l'unità dei cristiani si devono ritenere come l'anima di tutto il movimento ecumenico. E poi la conoscenza reciproca e fraterna, importante nelle chiese, importante tra sposi. La formazione ecumenica dei fedeli, specialmente dei preti, è importantissimo per le chiese, è importante anche per gli sposi, che voi che siete i sacerdoti dell'amore umano nella vostra famiglia, cioè siete i ministri dell'amore umano, il marito e la moglie, siate formati alla comunione e all'unità, è evidente, no? Poi il dialogo tra i teologi e gli incontri nelle varie chiese, certo, tra di voi anche il confronto delle idee, come no? La cooperazione tra cristiani nei diversi ambiti del servizio agli uomini, la cooperazione tra marito e moglie, per esempio nell'educare i figli, per esempio nel portare avanti le necessità della famiglia, sono tutte cose fondamentali, ma vedi che il Catechismo le mette sotto, perché prima c'è bisogno che ci sia un rinnovamento permanente nella fedeltà alla vocazione e la conversione del cuore verso il Vangelo, cioè tenere Gesù tra di voi. E questo, dicevo, è un valore aggiunto, perché vedere come un marito e una moglie tengono tra di loro forte il legame con Gesù come fondamento della loro unità aiuta tutta la Chiesa universale a ritrovare la sua unità, a riscoprirsi. A parte che credo che è anche una testimonianza per la società di oggi, cioè vedere un marito e una moglie che mettono al centro Gesù della loro famiglia. E beh, certo, e certo. E infatti, guarda, tu forse senza saperlo, ma hai citato il Concilio Vaticano I, che è riportato sempre dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Il Concilio Vaticano I, non quello secondo, il primo. Sì. Quello fatto all'epoca di Pio IX. Sì. Bene, il Concilio Vaticano I dice che per il mondo uno dei segni della verità, della rivelazione di Gesù, è l'unione e l'amore che i cristiani hanno tra di loro. Lo dice con i termini del 1800, quindi dice la presenza della Chiesa come una e cattolica nel mondo universale fondata sugli apostoli, però di sostanza dice, sta dicendo questa cosa qua, sta dicendo il fatto che i cristiani riescano a stare insieme, ad amarsi, è una testimonianza per il mondo. Tu l'hai detto parlando della famiglia, sì, il fatto che il marito e la moglie possano amarsi anche, soprattutto nelle differenze, e non siano omologati, ma siano innamorati nella loro differenza, questa è una testimonianza per la società e per il mondo. Beh, complimenti. Guarda, è lo spirito che parla, perché alla fine io veramente non lo sapevo appunto che fosse stato detto al primo concilio. E, sì. Siamo al termine di questa prima puntata di questo ciclo dedicato alla famiglia come una santa cattolica apostolica. Non so se vuoi aggiungere altro o vuoi darci la tua benedizione. Guarda, voglio insieme con te e con i nostri ascoltatori, i nostri amici che ci seguono, pregare la preghiera dell'unità. Esiste una sola preghiera dell'unità per tutte le chiese, esiste una sola preghiera dell'unità anche per la famiglia. È quella che ci ha dato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarsi dal male. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie Don Giuseppe per questa prima puntata dedicata alla famiglia come una santa cattolica apostolica. E noi ci risentiamo la prossima settimana e grazie di essere stato con noi. Grazie a te e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E grazie a tutti voi di essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento di serata.